Le prove dei microfoni sono sempre divertenti. Il Sorizio vive stasera ancora una serata russa. Credo che sia la quarta manifestazione importante che la Federazione Russa ci riserva e noi ne siamo onorati. Stasera abbiamo degli ospiti russissimi che poi adesso beccheremo e questa attività con gli amici russi, grazie al Cigno, per lei, che personaggio alla mia destra, come tutti conoscete, Lorenzo Zizichini e Alberto Cori, siamo riusciti a portare e a far amare questo luogo dalle importanti istituzioni russe. Ricordo la mostra dell'Ermitage di 2 anni fa, ricordo il bicentenario di Gogol che è stato svolto in questa sala, come si chiede un successo. E questa fratellanza, chiamiamola così, oltre che amicizia con gli artisti russi, non può che far piacere a me che sono il presidente di tutto questo complesso e degli altri fabbricati che più sono le sedicenni. Si ricomincia a respirare da alcuni anni, 6-7 anni, un'aria di cultura internazionale, come si unisce al Sorizio di Lucena. Ricordo che fin dal 700 noi abbiamo quasi 400 anni di vita, siamo nati come confratelli nel 1637, fra poco festeggeremo, io non ci sarò più, ma festeggeranno chi ci sarà i 400 anni di vita. Ricordo che era un centro culturale importantissimo a Roma, e nel 700, nell'800 e anche a fine 600 è cominciato con manifestazioni importanti, culturali, mostre di arte, aste di quadri, eccetera, per i quali ci rimangono, per fortuna nostra, moltissimi cimeli, perché abbiamo una pinacoteca, oltre alla biblioteca, oltre alla chiesa, oltre a questi bellissimi saloni espositivi, altri che abbiamo trovato sotto, che ci vengono appunto da quelle date. Dico che grazie alla collaborazione con Lorenzo Zichichi, da alcuni anni, il più solizio anche per mezzo del Consiglio di Amministrazione con l'onorevole Presidente, ha riaperto questi saloni a esposizioni internazionali e a livelli artistici importanti. Ricordo per esempio il bicentenario di Messina, ricordo quello che ho detto, ricordo la presentazione in onore di Leopardi, di Raffaello, di Rossini, tutti i nomi che italiani sì, tengo a ricordare che sono anche marchigiani. Noi siamo un'istituzione marchigiana e ci vantiamo di essere ambasciata marchigiana a Roma. Nessuno, credo che nessuna regione italiana abbia una rappresentanza così valida. È un centro culturale deputato alla cultura marchigiana, ma noi poi abbiamo spaziato il centro. È chiaro che la nostra attività principale è quella di aiutare gli studenti marchigiani, gli studi universitari a Roma, l'Università Romana, l'Università Marchigiana. Rilasciamo moltissimi corsi di studio, paghiamo stages all'estero e da noi sono usciti moltissimi, perché la verità, personaggi che si sono fatti onore, non solo per le Marche, ma anche in campo nazionale e internazionale. Ritorniamo al tema di questa sera perché ci sono molti lavoratori. Questa sera abbiamo la mostra del presidente dell'Accademia Russa di Belle Arti, che è un pittore veramente eccezionale. Io poche sere fa sono stato all'inaugurazione della mostra su Lorenzo Lotto, ottimamente organizzata dal professor Emanuele Monere, che saluto e che ringrazio per la sua presenza,
E poi mi sono intrattenuto mentre stavo montando questi guai. Beh, vabbè, fatti i dovuti paragoni, queste macchie di colore ricordano molto le macchie di colore del salotto, perché ha la proprietà, questo pittore che fa pizzeria, di mescolare, fare una mescola di colori in modo tale che venga una macchia colorata, non più colori a sé stanti. E questo l'ho apprezzato molto. Abbiamo questa sera, oltre alla mostra di questo pittore, che è anche il direttore, l'ho detto prima, non voglio ripetere, l'Accademia delle Belle Arti, una retrospettiva fino ai giorni nostri dell'Accademia delle Belle Arti russe. E sono due mostre staccate, una nei saloni a Pirotella negli Scandinavi, l'altra nel Museo Mastroianni, un'altra chicca che sono in sedicennia oltre al Museo Greco. In quella occasione ricordo che il professor Cesare Romiti riceverà l'investitura come accademico dell'Accademia Russa, non sbaglio, professore, no, è vero, o non si doveva dire adesso, vabbè, non lo sanno tutti, mi scuso. Quindi queste due manifestazioni fanno sì che raggiungiamo il numero 3 dei fatti in collaborazione con la Federazione Russa, ma io mi auguro, caro Lorenzo, che il programma che abbiamo varato per il 2011 e per il 2012 possa continuare tra il 4, 5, 6, 7, anche perché riescono sempre bene. E stasera a inaugurare queste due mostre parallele abbiamo il sottosegretario Giro, che è sempre tra noi, anche lui c'è onore della sua presenza. Ogni tanto si fa un po' arrabbiare perché è in ritardo, ma comunque, essendo un nostro politico, ha ragione anche lui. Non mi voglio dilungare oltre, vorrei ringraziare le due curatrici Elena Sereteli e Liubov Eldomichinova, non lo so se lo pronunciate bene, non voglio altro che questa piccola interferenza. Grazie a tutti voi che sempre numerosi venite a trovarci, ci confortate nel nostro lavoro di esaltare la cultura artigiana, romana, nazionale ed anche internazionale. Grazie. Добрый вечер. Я хотела вас поприветствовать здесь в качестве главы братства пиценсов. Я очень рада, что в очередной раз в стенах этого заведения мы принимаем события, связанные с русской культурой. И до этого я хотела бы напомнить, что здесь проходила выставка Эрмитажа и с большим успехом. И я хотела бы сказать, что я надеюсь, что это не просто знак дружбы, но и знак братства между нами и представителями русской культуры. Наше братство существует на протяжении уже 400 лет и представляет в Риме регион Марки. И это один из самых крупных региональных центров культурных, существующих в Риме. Но наша деятельность не ограничивается продвижением этого региона. А также, благодаря сотрудничеству, в частности, с издательством Инчиньо, она принимает все более крупные масштабы и также направлена на международное культурное сотрудничество. Сегодня вечером мы хотели бы открыть здесь две масштабные выставки. Одна из них – это выставка замечательного художника, скульптора Зураба Церетели. Вторая – это ретроспективная выставка, связанная с историей Российской Академии Художеств и сотрудничеством культурным между Россией и Италией на протяжении нескольких веков. И еще раз приветствую всех, благодарю за помощь, оказанную в организации этого мероприятия Елены Церетели и Любови Евдокимовой, и передаю слово своим коллегам. Grazie. Signore e signori, buonasera, vi ringrazio della vostra presenza così numerosa che manifesta la grande amicizia tra il popolo russo e quello italiano, visto che siamo in Italia e in tanti siete venuti a vedere questa mostra e la manifestazione di esse collegate e tanti russi anche sono al seguito del presidente dell'Accademia Russa
Zurab Tseretelli, che ci onora con la sua mostra in questa sede. Io questa sera farò un brevissimo discorso che è una sorta di grande ringraziamento, perché ho tante persone da ringraziare e spero appunto di ricordarmele tutte, però ognuno di loro ha avuto un ruolo determinante. Ringrazio innanzitutto Giorgio Pizzardi, il presidente del Pio Sodalizio di Piceni e il consiglio di amministrazione del Pio Sodalizio, perché hanno in qualche modo riportato in effetti questo luogo, San Salvatore Lauro, a centro culturale con una serie di manifestazioni e di mostre che sono state in effetti sollecitate dalla nostra ingombrante presenza, però in qualche modo siamo riusciti a trovare un equilibrio e bisogna riconoscere che questo ente ha anche il grande merito di custodire due delle più importanti collezioni di artisti del Novecento italiano, che sono Umberto Mastroianni e Emilio Greco, che hanno pensato, non essendo nessuno dei due marchigiani, di lasciare a un ente invece che ha una matrice marchigiana come il Pio Sodalizio di Piceni, di lasciare a loro, perché bravi custodi, le loro collezioni che sono appunto conservate all'interno di questo edificio. Ringrazio Francesco Maria Giro, sottosegretario per i beni e le attività culturali, persona che ritengo mio grande amico, che ci ha sostenuto e ci sostiene sempre in tutti i passi che andiamo facendo nel nostro campo. Ringrazio i curatori delle mostre, ho molta più facilità a ringraziare quelli con nome italiano che quelli con nome russo, Francesco Gallo Mazzeo, Norberto Curi, Evelina Schatz, Elena Zeretelli Lica, grazie molte, ha contribuito in modo proprio fisico alla realizzazione di queste mostre, e con lei dal nome piuttosto difficile, Yuba, che si chiama Yubo Vevdov Kimonva, che sono assolutamente incapace di pronunciare. Comunque, se forse è stato più bravo Giorgio per me. Ringrazio la presenza russa con Dmitry Shtodin dell'ambasciata russa, ringrazio naturalmente, come ho già detto prima, Zurab Tseretelli, che ci ha appunto regalato la sua presenza e la mostra e quella storica dell'Accademia di Belle Arti, che è una mostra molto divertente perché veramente traccia come questa importantissima istituzione russa abbia fin dalla sua nascita un legame con l'Italia. Ringrazio per la sua autorevole presenza il presidente dell'Accademia di Roma, dottor Cesare Romiti, che con la sua autorevole si sente, ecco, perfetto. Scusate, dicevo appunto il dottor Romiti. Ringrazio l'altra persona che mi onora veramente della sua amicizia e che veramente la manifesta anche questa sera, che è il presidente Emanuele Emanuele, e ringrazio infine le persone che all'interno della nostra caeditrice hanno contribuito in modo determinante a rendere costruttivo questo rapporto con la Russia. Ringrazio Olga Strada, che è il nostro braccio russo, è metà russa, metà italiana, in qualche modo riesce a collegare le due realtà e a far sì che riusciamo a operare sia in Russia che in Italia. Ringrazio tutti i miei collaboratori, Claudia, Sonia, Paolo, Valentina, e ringrazio il mio socio, comproprietario della casa editrice Cigno, Norberto Curi, che per una sua timidezza non è mai presente, ma è come se lo fosse. Grazie per finire a tutti voi. Добрый вечер. В качестве директора издательства «Ильчиньо» я хотела бы поблагодарить вас прежде всего за то, что вы здесь. Это действительно уже это знак дружбы между Россией и Италией. И я хотела бы выстроить свою речь в качестве серии благодарностей всем тем, которые способствовали, помогали в организации этого культурного события. Прежде всего, особая благодарность господину Джорджу Пиццарри, главе братства пицценцев, потому что именно в церкви Сан-Салваторе ин Лауро, которая принадлежит его братству, проходит данное мероприятие. Также я хотела бы поблагодарить заместителя министра по культуре Франко Мария Джиро, который присутствует здесь и который также помогал нам в организации этого события.
и вообще поддерживает любую деятельность культурную нашего издательства. Я хотела бы также поблагодарить всех тех, кто курировал эти выставки, и как с итальянской, так и с российской стороны, а также господина Ромити, президента Римской академии изящных искусств, который присутствует здесь и который также оказывал содействие в организации мероприятия. И в конце я хотела бы поблагодарить всех сотрудников своего издательства, и в частности Ольгу Страда, которая помогает нам сотрудничать активно и устраивать с Россией, устраивать подобного рода мероприятия. Спасибо. Chiedo adesso a Olga Strada di illustrare il comitato organizzativo, di illustrare brevemente la mostra di Zurab Zertello. Buonasera a tutti, io sarò veramente breve. E per quanto si possa essere brevi quando si parla di un personaggio così grande, così importante come Zurab Zereteli. Come presentare Zurab Konstantinovich Zereteli al pubblico italiano? In russo c'è una parola che ben definisce il suo essere, необъемлемый, ovvero talmente poliedrico da non poter essere compreso nella sua complessa totalità. Uomo eclettico e dai mille talenti, Zereteli è scultore, architetto, designer, fondatore e direttore di musei, direttore dell'Accademia Russa di Belle Arti, promotore di numerose iniziative non solo in Russia ma nel mondo intero. Ebbene, noi qui a Roma abbiamo voluto puntare i riflettori sul suo talento pittorico, popolato da personaggi provenienti da quel fantastico teatro del mondo, per usare un'espressione della nostra curatrice Belina Schatz, che è quel crogiolo di culture tra Oriente e Occidente, quale la Georgia. Una pittura la sua, polifonica, materica, densa di cromo e di significati primigeni che riconducono all'essenza delle cose, all'essenza della vita. Io vi ringrazio. Я постараюсь быть краткой, хотя очень сложно быть краткой, когда говоришь о таком человеке, как Зураб Церетели. В России применительно к Зурабу Константиновичу Церетели говорят «необъемлемый». Это действительно человек, чей талант необъемлем и многогранен. Он живописец, скульптор, он председательствует академиями, организует различные выставки и события мирового масштаба. И из всех этих многочисленных граней его необъемлемого, неохватного творчества мы выбрали здесь его живопись, которую мы покажем на этой выставке. И воспользуясь фразой Эвелины Шац о Зурабе Церетели и его творчестве, я бы сказала, что эта выставка отражает тот мировой театр, который представляет собой Грузия, перекресток мировых культур, перекресток, на котором встречаются Восток и Запад. И при этом это искусство прогружает нас в самые глубины нашего бытия и отражает его глубинную сущность. Спасибо. Tanto sintetico, chiedo al professor Dmitry Shverovsky, spero di aver pronunciato bene il nome e cognome, di illustrarci brevemente la mostra sulla Accademia Russa. Связи искусства России и Италии значительно более длинные, чем обычно думают. Legami tra la Russia e l'Italia esiste da ben più tempo di quanto di solito noi siamo abituati a pensare. Мы знаем о работах итальянских художников и особенно скульпторов в России, начиная с середины XII века. Già a partire dall'inizio del XII secolo sappiamo che ci sono stati degli artisti italiani a lavorare in Russia. Но все же самые близкие контакты и
по существу единство развития искусства России и Италии было на протяжении тех трех столетий, когда существовала Российская Академия Художеств. Ma ovviamente i contatti più intensi tra i due paesi nell'ambito artistico hanno avuto luogo nei tre secoli dell'esistenza dell'Accademia di Belle Arti. К сожалению, 20 век был не самым лучшим веком для этих контактов. Sfortunatamente, il XX secolo non fu il secolo migliore per quanto riguarda questi contatti. И в общем-то не самым лучшим веком для Российской Академии Художеств. E non fu neanche il miglior secolo per la storia dell'Accademia di Belle Arti russa. И вот сейчас, когда Россия изменяется, изменяется и Академия художеств. Она становится такой, как была раньше, как была в те лучшие годы, когда она была едина с развитием итальянского искусства. E adesso, in un periodo in cui la Russia sta cambiando intensamente, cambia anche l'Accademia di Belle Arti. Sta ridiventando quello che era un tempo fa. И вот этот новый расцвет Академии художеств, сопоставимый как бы с ее вторым рождением, в середине 18, то, что было в середине 18 века, связан с личностью президента Академии Зураба Церетели. E questo secondo periodo di fioritura, che potrebbe chiamare, uno potrebbe chiamare anche la seconda rinascita dell'Accademia, è sicuramente legato al nome del suo presidente attuale, Зураб Церетели. Никогда в Москве столько не говорили об Академии, о ее президенте. Никогда не было такого колоссального интереса, пусть какие-то бывают разные мнения. Negli ultimi anni. E ovviamente le opinioni possono essere diverse, ma comunque si parla tanto sia dell'Accademia che delle opere di Зураб Церетели in quanto presidente dell'Accademia. И благодаря президенту Академия художеств России сейчас вновь входит в полную силу, как нам кажется, в развитие мирового искусства. Ed è grazie al suo presidente che in questo momento l'Accademia di nuovo partecipa pienamente alla cultura mondiale e ha ripreso i suoi contatti con Gogol. Вы знаете, что здесь в Риме поставлен памятник Гоголю, в Бари святому Николаю, в огромный памятник Нью-Йорке жертвам террористического акта, много памятников.